Buonasera signore e signori, parte numero 10 della guida Pokémon Black, sono I78. Allora, ecco qua un'occhiata alla nostra squadra. Darumaka, il nuovo team member del nostro World Tour nella nuovissima regione di Isshu. Allora, parliamone un po'. Darumaka è un Pokémon di tipo fuoco lotta, che secondo me è uno, diciamo, dei Pokémon ben fatti di questo gioco. Perché ha una grande forza, una grande velocità, anche se pecca un po' di difesa, ma per quella non servirà perché saremo talmente troppo forti noi che l'avversario non ci colpirà. Comunque, adesso affrontiamo tutti gli avversari che troveremo in questo deserto a nord di Yun City, perché appunto dobbiamo allenare, sempre col condividi esperienza, Darumaka, sfidando all'inizio questi pescatori, perché hanno questi Basurao, che comunque sia, anche se di livello scarso, hanno una, diciamo, buona, diciamo, danno una buona esperienza. Utilizziamo con Shimama sempre Onda Shock, e eccolo, Darumaka sarà a livello 17 ed apprende Bara Onda, però io preferisco non appunto farglielo imparare, perché ha delle mosse che poi vedremo molto potenti, e quindi voglio aspettare a, diciamo, cambiarle. Adesso Shimama sta facendo, appunto, come già detto, una distruzione totale di questi Basurao, e Shimama sale anche a livello 24, Darumaka invece a livello 18, quindi stanno crescendo anche abbastanza rapidamente. Penso che questo sia l'ultimo. Benissimo, vediamo un po'. Esatto, ne aveva 4. Allora, possiamo anche risalire nel deserto. Attenzione, perché diciamo, nella sabbia più scura ci saranno i Pokémon selvatici, come questo Meguro, il nostro coccodrillino che spesso e volentieri ha intimidazione. Io, come già detto, ve lo consiglio perché ha un attacco buono e anche un buon attacco speciale, però pecca di difesa speciale e velocità. Qui invece affrontiamo questa ragazza che ha un Otamaru, questa specie di girino. Utilizziamogli sempre Onda Shock. E viene sconfitto. Ah, Darumaka intanto sarà a livello 19 ed apprende facciata. Io glielo faccio apprendere al posto di Ira. Avete visto che ha due attacchi fuoco più botte in testa, adesso facciata. All'inizio aveva solo Ira. Cioè, Ira, botte in testa e altre due mosse fuoco che vedremo dopo. Continuo con Onda Shock e abbiamo terminato la sfida, chiaramente vincendo. Allora, qua c'è uno strumento, cercate di prenderne il più possibili. Qui ci appare uno Zurugu, questa specie di Pokémon codrillino, non so come chiamarlo, buio lotta. Troviamo un'iperpozione. Qui c'è un altro, non so, scavatore, minatore, lavoratore, qui è scritto. Ecco, ed è Dangoro a livello 17. Io penso che con Shimama di batterlo, vediamo un po', con un'onda shock, proviamo un po'. Ecco, fatto, con caduta Masi, con un brutto colpo ci abbatte Shimama. Quindi è il turno di Darumaka, proviamolo un po'. Allora, rogodenti, fuoco pugno, facciata, botta in testa. Allora, ecco, Docora, utilizziamo ancora rogodenti, lui utilizza colpo basso. Ancora rogodenti. Bene, e adesso l'ultimo Pokémon che è Dangoro, ancora una volta, utilizziamo rogodenti. Non è che gli facciamo molto, lui utilizza botta in testa. Allora sarà meglio sostituire e mandare Futashimaru. Lui utilizza Fango Sberla, vedete che mi ha tolto due. E utilizziamo Conchilama. Ed Angor viene mandato KO. Darumaka intanto sale anche a livello 20, quindi buona notizia. E proseguiamo. Allora, ho un altro allenatore, un altro lavoratore. Vediamo che è un Docora, sempre il Pokémon di tipo lotta, che sostituisce in questa versione il Machop, diciamo, classico.
perché anch'esso ha tre evoluzioni, Machop, la cui ultima si evolve tramite scambio, quindi Machamp. Allora, sconfitto, qua raccogliamo uno strumento che è l'MT41 Attaccalite, che è una mossa non molto utile, almeno diciamo nel gioco, perché permette, diciamo, no, cioè non permette all'avversario di utilizzare due volte la stessa tipo di mossa. Quindi io non ve la consiglio di insegnarla, però se fa parte di qualche strategia che avete visto, o magari un vostro Pokémon, diciamo, secondo voi gli può tornare utile, insegnategliela. Qua troviamo Shiren che vuole combattere. Io però ho una squadra che è stata quasi fatta fuori del tutto. Il primo Pokémon che manda è Mapepato. Io mando Futashimaru. Intanto continua la tempesta di sabbia. Utilizziamo Conchilama, ma vengo attaccato per primo da attacco rapido. Ecco che cala anche la difesa. E poi utilizziamo Pistolacqua, perché tanto sprecare un'altra mossa di Conchilama non avevo voglia. Adesso manderà Janobi, che sarà il, diciamo, l'evoluzione del Pokémon Erba Tsutaja. Secondo me è un buon Pokémon, perché almeno da quello che ho visto nelle altre guide è veloce. E poi c'è questa mossa che non riesco a capire che mossa si, cioè, come si chiami, perché alcuni la chiamano in un modo, alcuni in un altro. È comunque sia utile, specialmente l'evoluzione finale, però presumo che l'evoluzione finale di Futashimaru sia un po' più potente. Intanto Gantoro, che oramai è fuori dal nostro team, viene fatto fuori per ricaricare Darumaka. Intanto ho visto che era Miscelerba, non so, forse l'ho detto male. Comunque Darumaka riceve i punti per arrivare a livello 21. E Futashimaru gli faccio apprendere Hydro Pulsar, perché è una mossa che ha la stessa potenzialità, appunto, di come si dice, di Pistolacqua, però Hydro Pulsar può anche confondere, quindi ci può tornare utile. Qui combattiamo contro Iyappu, la scimmietta di tipo acqua. Io utilizzo Katauchi, che sarebbe questa specie di vendetta. Lui utilizza Morso, veniamo colpiti tutti e due dalla sabbia. E poi ancora questa mossa di tipo normale. Darumaka riceve chiaramente più punti esperienza. E adesso manderà l'ultimo Pokémon, Lepreso. Ecco che utilizza Attaccalite. Io utilizzo Vendetta, non so perché. Probabilmente era meglio se utilizzavo subito con Spaccaroccia. Lui utilizza Inseguimento. Guardate qua quanto gli ho tolto. E la sabbia fa mandare KO tutti e due Pokémon. Tutti i punti esperienza se li prende Darumaka. Quindi abbiamo vinto la battaglia contro Shiren. Ecco che arriva una comunicazione della professoressa Raji, ma non so, appunto, il giapponese non ve lo posso tradurre. Allora andiamo in questa casa qua per curare la nostra squadra. Benissimo, e adesso possiamo anche uscire e proseguire per il percorso. Allora sì, Shimamma è prima, dato che si dovrebbe evolvere tra pochi livelli. Proseguiamo per il deserto. Qui troviamo questo allenatore che sembrava simile a Brock. È un viaggiatore. Manda Darumaka a livello 19. Eccolo qua. Non so se l'avevate visto di fronte, ma è questo qua il Pokémon di tipo fuoco che abbiamo scelto. Qualche volta si racchiude, qualche volta ritorna dentro. Utilizza facciata e guardate, con un brutto colpo, anche se è brutto colpo, però avete visto quanto ci ha tolto. Utilizziamo ancora Onda Shock e Shimamma fa fuori Darumaka. Però sarebbe meglio curarlo, vabbè, forse lo farò dopo, ora non mi ricordo. Allora, Mon Mon, mandato da sempre questo viaggiatore. Io sarebbe meglio che ricaricassi Shimama, perché almeno ho nitro carica e posso allenare appunto il mio Pokémon di tipo elettrico. Utilizza paralizzante Mon Mon, una mossa che io non sopporto. Vabbè, utilizziamo nitro carica. Lui utilizza Mega Assorbimento, non è che ci fa molto. Infatti Nitro Carica invece chiaramente ci aumenta la velocità e gli fa un ottimo danno. Non è sufficiente la velocità a superare lui, perché noi siamo paralizzati. Però un altro Nitro Carica manda KO definitivo
Mon. Adesso Darumaka impara fuoco pugno, quindi questa qui non mi ricordo che cos'era. Ah no, era inceneritore, ecco, scusate, fuoco pugno l'ho preso ora. Inceneritore è una mossa che praticamente toglie 40 o 20, non mi ricordo, comunque pochissimo, e però brucia la vacca dell'avversario che tiene in mano. Quindi magari può essere utile contro, non so, boh, il capo palestra che come al Pokémon finale gli danno sempre la bacca, però non ecco, io non lo uso almeno per ora. Adesso questa manda Kurine a livello 19, io sempre Shimama a livello 24. Utilizzo Nitrocarica, lui farà Assiseme. No, pensavo di farlo fuori. Chiaramente mi aumenta la velocità Nitrocarica e si riprende con Farassiseme e Kurine. Ancora un altro attacco Nitrocarica e Kurine viene mandato KO. Benissimo. Adesso proseguiamo, raccogliamo questo strumento che è una super pozione, che questo ci può fare più comodo. E un altro, affrontiamo un altro viaggiatore. Allora, andiamo a un Pokémon solo, è Shimama, quindi due Pokémon elettrici messi a confronto, ma il nostro credo che sia più potente. Anche se però siamo paralizzati. Lui utilizza Nitrocarica, quindi ha la mia stessa identica idea. Chiaramente gli aumenta la velocità. Solo che la mia Nitrocarica è leggermente più potente. Quindi utilizziamo ancora Nitrocarica. No, un brutto colpo. Shimano è mandato KO due volte da due brutti colpi. Vabbè, a questo punto mando Darumaka. Gli faccio utilizzare Fuoco Pugno. Però Shimano utilizza un Dash Shock. Non è che mi ha tolto molto. Fuoco pugno, brutto colpo finalmente. E Darumaka riesce a sconfiggere un altro avversario. Quindi proseguiamo. Vediamo, parliamo con questa niente. Allora, io però ho bisogno di revitalizzante su Shimama. Eccolo qua. E possiamo proseguire. Attenzione alla strada. Avete visto l'effetto 3D che ci passano sopra i camion. E affrontiamo un altro viaggiatore. Ah, questo è un Mapepato, l'uccellino. Fortunatamente Shimama è stato mandato a KO, così almeno non può più essere soggetto alla paralisi. Quindi riprendiamoci tutta la nostra velocità. Onda Shock su Mamepato e viene sconfitto. Proseguiamo. Oh, ecco, ritroviamo Shiren e la professoressa Raji. Vediamo che non so di cosa parlano. Ah sì, la professoressa Raji ci regala alcune Ultra Ball che no, diciamo che lo do per scontato che sappiate che cosa sono le Ultra Ball. Però per i nostri amici che hanno creato un account adesso, le Ultra Ball sono sempre delle Pokéball, permettono di catturare Pokémon però con maggiore efficacia delle Pokéball e delle Mega Ball. Qui troviamo questo signore che viene attaccato da due reclute del Team Plasma, quindi diciamo lo proteggiamo noi. Questa ha due Pokémon, ha un Myrhoyogu a livello 18, l'evoluzione di quella specie di marmottina simile a Bidoof. Utilizza Individua, però viene chiaramente dopo preso dall'onda shock. Utilizza Sgranocchio e infatti neanche ci toglie abbastanza. Ancora un altro attacco Individua, quindi la mossa onda shock viene bloccata una volta, la seconda no. Utilizza Turbo Sabbia e in questo caso fa malissimo perché io potevo utilizzare anche un Dash Shock che ha precisione infinita, infallibile, quindi non mi avrebbe assolutamente fatto niente. Adesso manderà Yabarukon, che è questa specie di sacchetto dell'immondizia che l'avevamo trovato a Yun City, che è la sostituzione di Grimer. A livello 18 io mando Darumaka, dato che è stato fatto fuori Shimama. Utilizza un fuoco pugno ma fallisce. Lui utilizza fango, io riesco a beccarlo con fuoco pugno e Yabakuron è mandato KO. Darumaka quasi a livello 23 se non erro. E la parte ragazzi sta per concludersi, quindi votate, commentate e iscrivetevi come al solito. Intanto a un certo punto avete visto diciamo la bicicletta che ci viene donata. Votate, commentate e iscrivetevi come al solito. Mi raccomando, cliccate se vi piace questo video oppure no. Visitate la mia pagina Facebook, basta scrivere su Facebook Esce88, quindi solo pochi clic, votate, commentate, iscrivetevi, ciao da ragazzi da Esce88.